bene, cominciamo? Sì. Se parlo in italiano? Parliamo bene. Che dopo pranzo... Ma gradite per l'inglese in generale o per il mio inglese? In generale. Adesso vogliamo sentire... Tutte e due. Allora... Potrei anche usare le slide in italiano. Già che ci sono, datemi un secondo. Ok, allora, adesso vi racconterò qualcosa di banche agili, banche che si avvicinano all'uso dell'agile, così un bel argomento per il dopo pranzo, vi fate una bella ronfata, l'argomento ideale. Allora, la domanda di se le banche agili sono un ossimoro è una domanda che mi viene fatta e mi è stata fatta più volte dalle persone a cui racconto che stiamo facendo questo tipo di attività di produzione dell'agile con una banca. Allora, per capire se le banche agili è un ossimoro, chiariamo un attimo quali sono i termini. Ossimoro è una figura retorica che accosta due parole dal significato contrario. No? L'esempio è il silenzio assordante, quello è un ossimoro. Le convergenze parallele, che era una forma retorica usata dai politici di qualche decennio fa. Questi sono gli ossimori. Quindi due parole con un significato di diverso. Un concetto di banca penso che tutti ce l'abbiate in testa. Una definizione di agile, invece, voi che definizione avete? Cosa vi viene in mente? Il silenzio, il gelo. Lesto, rapido, flessibile. Che sarà, sì, sarà flessibile, che sarà allo scenario. Sarà allo scenario, sai, a pacchi, no? Ok, flessibile, rapido, che si adatta allo scenario, sono tutte cose che direi anch'io. Io però ho la fissa della cultura e per me l'agile è una cultura, una cultura agile che si basa su alcune cose ve le ho dette già questa mattina per chi rappresenta l'altro talk, ma sostanzialmente è il processo empirico, il valore che si dà alle persone e il concetto di evolutivo, di evoluzione. Queste sono le caratteristiche della cultura agile, mentre una banca è spesso un esempio di cultura del controllo, una cultura del controllo che si basa su processi ben definiti e ripetibili, ruoli e gerarchie, stabilità, la ricerca di essere stabili nel senso che le cose siano ripetibili e verificabili sempre alla stessa maniera, che detta così potrebbe pensare che siano due culture completamente differenti, che non in accordo. Però, pensandoci un attimo, sono due culture su cui possiamo avere dei punti di contatto. Ad esempio, parlando di questo Scrum, i ruoli di questo Scrum è una cosa che viene bene, cioè, capita, è un punto di contatto tra queste due culture. La nostra pianificazione, l'enfasi anche che diamo sulla pianificazione, che la diamo talmente tanto e la facciamo ogni 2 settimane,
è un punto di contatto tra queste due culture. La parte predittiva che abbiamo in funzione di quello che abbiamo imparato negli sprint, negli istanti precedenti, è un'altra cosa, è un altro punto di contatto su cui si riesce a ragionare. Ed è con queste idee che a ottobre 2014 abbiamo cominciato un'attività con Intesa San Paolo per introdurre l'Agile in banca, per introdurre l'Agile da loro. Che come tipo di attività, quando questa cosa è partita, io me la sono immaginata come la scalata dell'Everest. È fattibile, perché si fa, però è difficile, complicato, pericoloso, lungo. Però siamo partiti, e siamo partiti appunto sapendo che è una cosa di difficile, ma piuttosto che pensare di trasformare una banca, in Intesa San Paolo sono quasi 100.000 dipendenti, è più grande della città dove vivo io. La vedo un po' difficile che la trasformo, che qualcuno di noi ha questa capacità di trasformarla. Però si può pensare di introdurre un'isola agile, cioè introdurre delle zone, dei progetti, ma più che altro delle aree della banca, su cui fare questo tipo di attività. Delle aree che possono essere più effettive. Però comunque è un impegno grosso, quindi non puntiamo a rifare la banca, puntiamo a lavorare sull'IT e su quella parte di business per creare un'isola, un'area in cui il metodo possa essere applicato. E ci hanno chiamato e hanno avuto comunque, hanno questa spinta, non perché o non per forza perché sono innamorati dell'agile, ma perché si rendono conto che il mercato è cambiato. Il loro modo di lavorare non è che sia sbagliato e il modo agile è giusto, ma si sono accorti che non è adatto ad un mercato che è in continua evoluzione, ed è in continua evoluzione anche in un settore come quello bancario. In più, oltre a sapere questa, a essersi accorti di questo, erano anche stati esposti ad altre iniziative di innovazione. Ci sono stati dei percorsi sull'INA, percorsi di utilizzo di prototipi, di prototipazione, hanno già cominciato a suddividere le release, invece da grandi release annuali in release più ristrette. E in questo ambito il nostro lavoro si è concentrato comunque su un pezzettino della banca. L'area dei sistemi informativi e l'area del business che ruota attorno. E, cioè, quando parlo di business è perché è sempre banca, ovviamente, ma è il cliente dei sistemi informativi. Sono proprio due strutture diverse, due gruppi di diversi. Come prima cosa è stato costituito un team, 4 persone interne e 3 persone nostre a supporto, e questo team ha cominciato a conoscersi, e nel conoscersi abbiamo conosciuto il loro processo, che è un processo in cui c'è
una richiesta del business, cioè la richiesta del business, analisi dei costi, valutazione dei costi, fatto il costo, analisi funzionale, sviluppo, termine dello sviluppo, system test e test utente, CR, change request, bug, nuovo sviluppo, nuovo giro e poi produzione. Né più e né meno di un processo waterfall. È applicato anche con il metodo. Ma oltre a conoscere il loro modo di lavorare, ci siamo anche accorti che un progetto e il mondo del software all'interno della banca non vive per conto suo. Ci sono attorno le questioni di gestione degli ambienti, come viene gestito il provisioning, come viene fatta la fornitura degli ambienti, ci sono le parti di auditing della banca, ci sono i vincoli del procurement, della documentazione, della governance, quindi il progetto in sé ha tutta una serie di vincoli attorno. Allora, questi, piuttosto che trattare, qui le strade erano due: o modifico tutto in un colpo solo con un altissimo rischio, oppure comincio a lavorare sui progetti e rilasso alcuni vincoli. Quindi su alcune cose si è scelto di andare in deroga. I progetti che fanno, che sperimentano questa metodologia, non seguono le stesse regole dei progetti normali per quanto riguarda l'auditing o la governance, perché in questo periodo si studierà anche, vedendolo sul campo, quali sono le modifiche che dovranno avere questi settori. Ci sono alcune cose su cui ovviamente non si può derogare, ma su tutta una serie di cose è stato possibile andare in deroga. Quindi ci siamo concentrati siamo concentrati sulla parte di processo e abbiamo ipotizzato in questo primo periodo un processo che fosse, prendesse Scrum, che Scrum è non un'altra metodologia agile, perché è quella che per il discorso dei ruoli meglio si presta alla banca, abbiamo ritenuto fosse quello che si prestasse meglio. E abbiamo ridisegnato il processo di prima con questo tipo di processo. Fatta salva la richiesta, c'è una fase di discovery, una fase in cui viene costruito un product backlog, viene ipotizzato quello che va a finire in una release, costi, release e lo sviluppo suddiviso in una sprint e grooming, raffinamento del progetto. In questa fase, al termine dello sprint, comincia il corrispettivo test, nel senso che vengono fatti gli sviluppi, vengono messi in un ambiente di test, le persone che si occupano del test cominciano a testare qui quello che è stato prodotto qui. Non è l'ottimo.
per gruppi, per team molto per team agili non è sicuramente l'ottimo, ma rispetto a quello che è l'esistente è un gran passo avanti. Io comincio a testare qui le prime funzionalità dopo 2 settimane di sviluppo. Chiaro che ho un ciclo di feedback un po' più lungo, ma rispetto a non aver niente per n mesi e ritrovarmi con tutto in testa alla fine, è un gran bel passo in avanti. Altra cosa è che le cose da fare, il backlog, viene continuamente aggiornato sui feedback che si sono ricevuti. Quindi, fatto salvo che il budget rimane fisso, quello dei costi iniziali, viene introdotto uno scopo variabile. E uno scopo variabile è un'altra grande differenza rispetto al modo di lavorare prima. A saldi invariati permetto di sostituire le storie e le attività da fare. Il gruppo il team è uno scrum di scrum perché la parte di sviluppo è data da dei fornitori. Quindi si chiede ai fornitori di lavorare con questa metodologia e a livello di sistemi informativi si è organizzati con una team che è un team scrum, c'ha il suo bel scrum master, ha il product owner della lato sistemi informativi, c'è il business, poi ci sono alcune figure proprie dell'azienda, il service manager che non sto a raccontarvi chi è. E il business viene inserito nel team, il rappresentante del business, perché è partecipe anche lui degli sviluppi, è partecipe anche lui della costruzione del backlog, di dare quelle che sono le priorità di business. Questa cosa è utile ed è stata utile soprattutto per separare, per rompere quel muro che c'era tra il business, che è completamente un altro reparto, cioè un'altra direzione, e la direzione dei sistemi informativi. Dobbiamo partecipare assieme a questo progetto. Quindi una persona del business entra nel team e partecipa anche lui alle attività. Con questa ipotesi, allora, con questo tipo di disegno, siamo arrivati alla fine dell'anno, del 2014. Quindi abbiamo cominciato, ci siamo conosciuti, come lavorate voi, come lavora l'Agile, cosa possiamo trovare di unione tra le due cose. Abbiamo disegnato questo modello che però a dicembre 2014 era un modello. Con l'inizio dell'anno abbiamo cominciato a sperimentarlo. Quindi, se proseguendo nella metafora, se a dicembre 2014 avevamo raggiunto il campo base, abbiamo portato sui viveri le informazioni e tutto quanto, nel 2015 abbiamo cominciato a scalare l'Everest. E
l'abbiamo fatto con quattro progetti. Abbiamo sperimentato questo metodo su quattro progetti di pilota. Dove pilota non significa che sono progetti azzurri, non è che sono progetti su giocattolo. Sono quattro progetti reali che sono andati in produzione con alcuni vincoli e con alcune scadenze, qualcuno di questi è anche abbastanza forte. Sono pilota perché sono quelli su cui si è sperimentato il metodo. Cosa abbiamo fatto per fare questa sperimentazione? E soprattutto in questa sperimentazione, che cosa abbiamo imparato? E che cosa è stato di insegnamento per noi? Beh, come prima cosa, che introdurre l'agile è un problema complesso. Rientra in quello schema là del buon pensatore. Però in un problema complesso noi abbiamo un'idea di come muoverci. Siamo agili, abbiamo un metodo per gestire problemi complessi, siamo agili anche nell'introdurre l'agile, che può sembrare un po' come il meta-agile, però ha un suo perché. Ovvero, osserviamo queste situazioni, osserviamo l'ambiente, osserviamo i progetti, prioritizziamo le cose da fare, introduciamo il cambiamento, facciamo qualcosa di diverso e vediamo il feedback. Perché su questo ci riadattiamo. Ad esempio, sui ruoli e sui processi. Sui ruoli e sui processi abbiamo cominciato a lavorare su il product owner. Tanta la lista di cose da fare, abbiamo detto, secondo noi il product owner è quello più importante, perché è quello che deve dare una guida. Quindi product owner e business, abbiamo cominciato a lavorare su di loro. E inizialmente la parte di Scrum Master, di esperto del processo, è stato più a carico nostro che non alla persona di sistemi informativi. Vedendo come le cose funzionavano, ci siamo accorti che ovviamente questa conoscenza doveva essere trasferita all'interno delle persone di SSI, e abbiamo aggiunto quel tipo di focus. Alcune cose sui processi ve le ho già dette prima. Il training, ci siamo adattati, abbiamo codificato, abbiamo riutilizzato sia il modo di fare il training, ogni sezione è stata diversa, vedendo le reazioni, le domande che ci venivano poste, i dubbi che venivano alle persone, quindi cambiato il modo di erogarlo dal feedback a quel conto, ma anche il tipo di training da fare. Allora, all'inizio avevamo pensato di fare un training apposta per chi dovesse fare il product owner e chi dovesse fare questo Scrum Master. Però questo era un'idea all'inizio che non aveva trovato una di questo scontro. Nel corso dei mesi, invece, la necessità è salita di priorità, abbiamo raccolto il feedback e abbiamo messo in cantiere dei training ad hoc.
Stessa cosa per le cerimonie. Il modo di condurle, il modo di farle prima un po' noi, poi farle condurre alle persone della barca. Altra cosa che abbiamo imparato è assolutamente non essere dogmatici. Non finire nei discorsi, che il vecchio era sbagliato, il nuovo è giusto, ma in generale non finire in discorsi si fa così perché la gente dice che si fa così. Crea solo dei muri e delle barriere. E in questo anche essere disposti ad accettare dei compromessi. Abbiamo accettato il compromesso di parlare solo di gestione del progetto, della parte agile di gestione del progetto e non della parte tecnica di come si scrive il codice, perché questa è in mano ai fornitori. Affrontare quell'argomento in quel momento sarebbe stato fuori scopo. È un compromesso, è accettabile? Ma abbiamo ritenuto di sì, in quel momento, che fosse accettabile. È sostenibile? Alla lunga non lo so, però ve vedremo col feedback che raccoglieremo. Abbiamo preservato una fase di UAT. Il mio collega prima vi ha parlato di continuous delivery, andare in produzione, avere tutto stato. Qui invece si decide di preservare una fase di test utente manuale. Non è la cosa più agile che ci sia, però è utile. È utile anche perché se non hai test automatici, come ci siamo trovati, non lo puoi pensare di fare quel tipo di attività. Quindi preservi dalla fase di UAT. Anche perché poi ci siamo accorti che quel tempo di UAT si è decisamente rimpicciolito rispetto al metodo Waterfall. La parte di gestione di definizione dei costi, cioè quella parte burocratico formale di processo che hanno di gestione dei costi, quella non l'abbiamo toccata. Non mi sognerei mai di dimettermi in quel settore a una banca di come modificare la sua gestione dei costi. Fai come se non l'avrei fatto, no? Va bene così. Nel fare questa attività abbiamo dovuto vestire di diversi cappelli. Perché non fai sempre le stesse cose. Hai un momento in cui sei un mentore, devi fare il mentore, quindi quello che ti dà la soluzione, ti dice le cose veramente si fanno così. In altri momenti devi indossare quello del coach che ti aiuta a trovare la soluzione, in modo che sia la tua soluzione e completa il tuo ciclo di apprendimento, e hai una parte invece in cui fai il trainer, spieghi come sono le cose, spieghi qual è la teoria. E quindi devi saper mettere diversi cappelli a seconda della situazione, e devi anche farlo in diverse posizioni, nel senso che ci sono dei momenti in cui sei on stage, sei tu il protagonista, sei tu quello che tira e fila. Però ci sono altri momenti in cui devi stare al di fuori, stare sul balcone, devi osservare, perché solo osservando puoi avere un feedback su come le cose stanno andando. Ci sono dei momenti in cui ti metti in disparte, in cucina, pensi a delle soluzioni, prepari delle cose per il resto del team. Però comunque fai parte di un team, fai parte di un gruppo di persone e delle attività tra le persone devi esserci. Quindi tre cappelli, quattro posizioni, una combinazione delle varie cose.
E abbiamo visto che una cosa che paga è avere un certo tipo di attitudine, di comportamento, di atteggiamento. Fiducia, devi prima conquistare la fiducia delle persone, che possano fidarsi di te, ma poi, ancora più importante, devi dare fiducia. Allora, perché sono loro che stanno mettendo in piedi questo cambiamento, quindi devi dargli fiducia. E nel farlo devi cercare di mantenere anche la calma, che per qualcuno viene suo spontaneo, per qualcuno magari no. Io rientro nella seconda categoria. Però bisogna mantenere la calma, perché ci sono anche dei momenti in cui questo cambiamento porta delle frizioni, e comunque essere positivi. Allora, non è un concetto new age questo, o da abbracciatori abbracciatori di alberi. Il concetto di positivo è quello di far percepire alle persone quello che di positivo hanno fatto, anche per poco che sia. Perché è solo così che riesce ad alimentare un buon ciclo di feedback. Perché appunto stiamo comunque chiedendo un grosso cambiamento alle persone, non dobbiamo dimenticarcelo. È un po' la solita strada, sì, la solita storia, no? Abbandoni la strada vecchia per la nuova. E sempre per aiutare a superare questa difficoltà, abbiamo visto che la simulazione, il gioco, la sperimentazione, il creare delle condizioni in cui si può fare qualcosa senza essere giudicati, aiuta tantissimo a comprendere i nuovi concetti. Anche perché alcuni concetti, essendo differenti rispetto al modo normale di fare, sono di difficili a capire. Unito al fatto che noi utilizziamo un gergo che al di fuori di questa comunità è incomprensibile. Quindi far calare il significato dietro a quelle parole ha una sua difficoltà. Concetto di, come esempio, il concetto di incrementale è estremamente difficile da prendere, da comprendere da chi è abituato a dettagliare qualsiasi cosa. All'inizio tu dici: no, fermati, va bene così. No, io te l'ho detto, no, incrementale. Incrementale significa un po' alla volta. Il feedback continuo. Il feedback è una cosa bellissima, però vi bisogna essere abituati sia a darlo, ma soprattutto a raccoglierlo. Questo è un altro concetto difficile da introdurre, come l'idea di abbracciare il cambiamento. Tutto quello, uno dei nostri pilastri è: visto che il cambiamento non lo si può bloccare, lasciamolo venire, ci mettiamo con un processo, con un modo di fare che assorbisce il cambiamento, che abbraccia il cambiamento. È un forte cambiamento per chi è abituato a vedere il cambiamento come una cosa che turba l'esistente. E altra cosa che torna molto utile è il visualizzare. Il visualizzare per esplorare lo spazio del problema, per sintetizzare i concetti, per rendere le riunioni efficaci e poterle fare in periodi boxed. Anche se poi vi diranno che siete quelli strani e quelli dei post-it. Ormai io ho
Io ho questa. Ah, è arrivato il cappellone dei posti. E vabbè, ma no. Questa è una cosa che ci ha aiutato. Che ci ha aiutato tantissimo. Con alcuni vincoli. Che è il fatto di essere morti. San Paolo ha sedi in tutta Italia e quindi non tutte le cose si riescono a fare di persona. E ci si adatta con dei tool, le videoconferenze, le videochiamate e con... Abbiamo visto una cosa che torna comodo è qualcuno che fa da writer, quindi trascrive per le persone remote, o su altri tipi di riunione, quando magari ci hanno due gruppi in due sedi diversi, qualcuno va a fare il co-host, quindi fa la stessa cosa nell'altro gruppo, i due gruppi sono in videoconferenza tra di loro, ma c'è un facilitatore per sedere. Non è mai come essere di persona, però è fattibile. Ultimo dettaglio, che non è tanto un dettaglio, avere il supporto del management in un ambiente che è gerarchico aiuta, e aiuta parecchio. Perché si sta chiedendo un cambiamento, sapere che, già solo sapere che la cosa è avallata nella gerarchia, ha la differenza. Quindi se vi capita, bisogna cercare una sponsorship da dall'alto. Anche perché la gerarchia c'è, almeno se sfruttiamola per qualcosa che ci possa tornare comodo. E poi feedback, chiedere e dare feedback. Lean Coffee, noi abbiamo fatto dei diversi Lean Coffee, sia con il gruppo, con l'agile team, sia invitando alle persone. I one to one, andare a parlare con i due product owner dei progetti pilota, gli Scrum Master, le varie figure, in un one to one per sentire i loro feedback, dare dei suggerimenti. Abbiamo fatto mese scorso workshop in cui erano presenti tutti i partecipanti ai quattro progetti di pilota, che hanno dato feedback su come si sono trovati a noi, ma soprattutto si sono dati feedback tra di loro hanno avuto modo di scambiarsi pareri, opinioni e best practice su come sono andati le loro attività. Alla fine, cosa abbiamo osservato dopo questo praticamente anno di lavoro? I tempi di UAT si sono drasticamente ridotti. Il numero di debug presenti in UAT è drasticamente ridotto. Il concetto di change request è stato ovviamente assorbito nella parte di sviluppo. Il business ha avuto una diversa percezione del valore del deliberato. Il business ha visto del valore e soprattutto un valore di diverso rispetto ad altri progetti. Le persone coinvolte nel pilota hanno cominciato a muoversi in autonomia. Nell'idea in cui comunque tu hai il momento in cui traini, ma il momento in cui lasci, abbiamo visto che le cose hanno cominciato a muoversi
in autonomia. E che nel 2016 questa cosa avrà un proseguo e un'apertura ad altri candidature. Siamo arrivati in cima a quella che era la scalata che abbiamo ipotizzato all'inizio, direi di no. Però, se non altro, almeno al campo 1 ci siamo arrivati. Guardandosi indietro, della bella strada è stata fatta. E per concludere, se torniamo alla domanda iniziale, non so dire se in generale banche agili sia un ossimoro, però per quella che è stata la mia esperienza, posso dire che non lo è stato. Io sono sempre io quello di prima e ho finito. Domande? Se posso approfittare. Sono stati coinvolti in questo tipo di attività le varie funzioni, diciamo, di audit, compliance, eccetera, cioè in banca i vincoli normativi interni e esterni sono piuttosto forti, quindi come si è risolto, anche se all'interno di questo caso, diciamo, questo tipo di tematica? E una seconda cosa, visto che in questo caso, per esempio, lo sviluppo viene fatto da fornitori esterni, almeno mi sembra. Sì, sì. Ci sono state considerazioni rispetto ai tempi, costi soprattutto, perché tendenzialmente lo sviluppo tende, quando viene commissionato all'esterno, fatto, diciamo, finché viene fatto in attività si inizia, si finisce, no? Progetto a schema blocco, i costi sono di un certo tipo e i tempi di un certo tipo. Nel momento in cui l'attività va un po' nel continuo, solo due considerazioni per me. Allora, su quest'ultima cosa, i costi restano sostanzialmente invariati su una release. Cioè tu dici, una release sono questo arco temporale, 500 giorni uomo e quelli sono. Quello che cambia è che in quei 500 giorni uomo deliveri ma maggior valore, e l'abbiamo visto sul campo. In più si riduce quella parte di costo di CR che vengono introdotte la fase successiva durante gli UAP. Sulla parte di auditing con compliance, su tante cose, appunto, si è andati in deroga e sono stati fatti, ci sono dei tavoli apposta che stanno vedendo come modificare quelle regole di modo da essere agile compliant, anche se anche questo può sembrare un altro simbolo, ma no. Altre domande? Se no lascio la... Va bene, lascio la parola a Jacopo.